Ascolterete fra poco le interviste con cinque militanti del Partito Comunista. Una studentessa, una casalinga, un operaio, una senatrice a vita, il segretario politico. Questa non vuole essere una sintesi storica delle battaglie condotte dal Partito Comunista Italiano nei suoi 61 anni, ma il racconto delle ragioni che hanno portato cinque persone a prendere la loro prima tessera del partito. Una decisione maturata in epoche diverse, dalla Torino operaia del primo anteguerra all'Italia inquieta di oggi, in città lontane fra loro, attraverso esperienze differenti. Eppure questi cinque racconti si somigliano, portano alla stessa scelta, quella di appartenere al partito che vuole cambiare la società italiana. Vicende personali che diventano, attraverso una tessera, storia collettiva. Molti di voi potranno riconoscersi in questi racconti, altri vi troveranno somiglianze con le ragioni del loro impegno politico e civile. Camilla Ravera, noi vogliamo ricordare, ricostruire la storia, le motivazioni che hanno portato alcuni militanti e dirigenti del Partito Comunista a prendere la prima tessera. Ora la tua storia è certamente una storia molto particolare perché vede addirittura personaggi come Gramsci, come Lenin. Tu ti sei avvicinata alla politica negli anni addirittura precedenti alla Prima Guerra Mondiale, nella Torino operaia. Ecco, sì. Ci vuoi ricordare come è avvenuto? Io avevo sentito un grande interesse per il modo con cui si sviluppava a Torino la classe operaia. C'era la Fiat, la quale aveva avuto uno sviluppo relativamente rapido, ed affluivano lì molti elementi, anche giovani proprio, in formazione quasi, ma anche operai già sperimentati, è vero. E io vedevo veramente la città trasformarsi, man mano che questa grande spinta industriale ne modificava anche un po' la popolazione. Mio fratello era militare, ma si era già iscritto prima del servizio militare nel Partito Socialista che c'era allora, anzi nella Gioventù Socialista, e mi aveva incaricato di seguire sempre quello che avveniva in questa organizzazione, di informarlo e di ritirare sempre la tessera per lui, perché lui voleva che non ci fossero interruzioni nelle sue tessere. Allora io incominciai una prima volta a presentarmi nella Camera del Lavoro di Torino, da giovani, e fui accolta molto bene, come sorella di questo compagno, è vero, e lì incominciai le conversazioni con questi giovani, i quali prima mi informavano sulla loro attività, è vero, sull'attività anche del partito. E io rispondevo, partecipavo al discorso e soprattutto si commentava quella terribile guerra, è vero, che aveva devastato l'Italia. E a un dato momento quei giovani mi dissero: ma come mai lei pensa come noi, perché non si iscrive al partito? E dissi io: ma non so, forse non mi pare che sarei incapace di fare delle cose utili in un partito. Tutt'altro, anzi, bisogna fare un movimento anche fra le donne. Noi l'abbiamo incominciato. Il fatto è che insistettero un po', e io un giorno, tornando su questo discorso, dissi: ma come si deve fare per entrare in questo partito? Ma basta fare la domanda e si riceve la tessera, poi si frequentano le assemblee di partito e si diventa dei socialisti. Io allora feci la domanda e ottenni la tessera, che nascosi molto bene tra i miei libri, perché di tanto in tanto la polizia, quando conosceva qualche socialista che si incominciava a interessare, faceva delle perquisizioni, e finalmente andai nelle assemblee, nella Camera del Lavoro, nel grande salone. La Camera del Lavoro di Torino era molto bella, aveva un grande salone per le assemblee, e partecipai. Incominciai a conoscere i compagni, e soprattutto a conoscere Gramsci. Allora frequentai anche il suo studio, che era poi la redazione, vero, della rivista che lui allora faceva, L'Ordine Nuovo. E frequentando Gramsci il discorso si allargò, si sviluppò e così via, anche coi compagni che lavoravano con lui. E
la cosa mi interessò sempre di più, sempre maggiormente. Però c'era in quel nostro gruppo torinese, soprattutto dopo la fine della guerra, che era un momento piuttosto felice, piuttosto di ripresa e anche di relativa tranquillità, chiamiamo così, no? C'era in questo gruppo di compagni una critica del Partito Socialista, della sua attività limitata puramente alle piccole cose dei contratti di lavoro, delle rivendicazioni su questo terreno, delle questioni che sorgevano. C'era un malcontento, si voleva qualche cosa di più, anche perché si erano avute le notizie della rivoluzione sovietica, che aveva fatto un grande rumore in mezzo ai compagni socialisti, soprattutto ai giovani, non è vero? La critica che si sviluppò al congresso di Livorno, il gruppo gramsciano si ritirò dal partito e si formò il Partito Comunista. Io entrai senz'altro, ebbi subito la tessera del Partito Comunista. Vorremmo chiedere anche a te di raccontare come ti sei avvicinato alla lotta politica. Come erano le esperienze da allora, quali passioni ti animavano in quel periodo? La mia prima tessera è del 1943, subito dopo la liberazione della Sardegna da parte delle truppe anglo-americane. La Sardegna fu una delle prime regioni ad essere liberata dopo l'armistizio e noi ricostituimmo subito il partito su basi legali. Facemmo una prima tessera locale, diciamo così, tutta rossa, che conservo ancora, non era ancora la tessera nazionale del partito, ancora per un anno o due facemmo delle tessere sulla scala regionale. Tuttavia io mi ero già avvicinato alla milizia politica e al partito da alcuni anni, precisamente intorno al 1937-38, quando avevo 15-16 anni. E mi ero avvicinato alle idee comuniste sulla base di tre elementi fondamentali. Da una parte l'antifascismo, e questo lo avevo, diciamo così, appreso in famiglia, essendo mio padre un noto antifascista. Dall'altra parte le letture, che erano in quel periodo abbastanza intense, letture extrascolastiche ovviamente, che andavano diciamo, dagli illuministi francesi agli anarchici dell'Ottocento, poi via via anche a qualche primo scritto di Marx e poi di Lenin, di cui si riusciva a entrare in possesso molto difficilmente da periodo fascista, ma che io avevo trovato nelle biblioteche di un mio nonno e di un mio zio. Infine, e credo per certi aspetti soprattutto, il contatto che cominciai ad avere allora con un gruppo di operai della mia città, soprattutto lavoratori edili e meccanici, i quali erano stati militanti socialisti e poi comunisti prima del fascismo, alcuni erano anche stati perseguitati durante il fascismo, quali presi contatto con la realtà operaia e popolare della mia città e al tempo stesso presi conoscenza dai loro racconti delle esperienze del movimento operaio prima del fascismo. Cesare Cosi, operaio meccanico di Torino, tu lavori alla Fiat. Fiat Mirafiori Meccanica. Hai preso la prima tessera nel 1966. Vuoi raccontarci cose attraverso quali esperienze, quali motivazioni sei arrivato a prendere la tua prima tessera del Partito Comunista? Ma secondo me la scelta di andare a lavorare alla Fiat e la scelta di entrare a far parte dell'organizzazione di classe, sia come Partito Comunista che come FIOM allora, perché il processo unitario della FLM non era ancora iniziato, sono maturate assieme, dopo il periodo militare, attraverso esperienze di lavoro precedente in piccole e medie aziende. Finito il periodo militare ho deciso di entrare alla Fiat, più che altro perché mio padre era anziano Fiat e aveva 35 anni di lavoro in ferriera
e tutta la mia formazione ideologica legata alla famiglia, alla scuola, alle esperienze giovanili mi hanno portato a maturare questa scelta. Dolores Madaro viene da Napoli, casalinga. Vorrei chiederti di tu, ti sei iscritta al Partito Comunista intorno agli anni 68-69. Sì. Quali motivazioni personali, pubbliche ti hanno portato a questa scelta? E vedi, le motivazioni sono molte e sono anche ricche. Io in quell'epoca avvertivo, come penso tanti altri cittadini, la volontà di partecipazione immensa, una volontà di stare dentro le lotte, di stare insieme agli altri, di partecipare, di essere solidali con quelli che lottavano. E ti dirò che l'ho fatto anche a livello personale, allora non ero ancora iscritto, non ero inquadrato in nessuna associazione, in nessuna cosa. In questo momento mi ha incontrato un compagno, il quale mi ha detto: ma tu sei una comunista, perché non sei tra noi, perché non sei nell'organizzazione, nel partito? E allora io sono rimasta un po' perplessa, perché pensavo, chissà il partito, che cosa vuol dire tutto quanto. E invece poi il compagno ha insistito, abbiamo fatto lunghe passeggiate per via Roma, mi ha coinvolta, mi ha spiegato, e allora ho aderito, mi ha fatto la tessera e ho militato tutti i giorni da allora per tanti anni. Nel partito sono contenta. Che cosa mi ha dato il partito in tutto questo periodo? Ha frenato questo mio spirito di tracotanza, lo ha organizzato, mi ha dato la volontà, il tempo della riflessione, l'organizzazione del pensiero, l'organizzazione della lotta per non disperdere le forze. Elena Pasquali, 16 anni, studentessa del terzo liceo scientifico a Milano. Ecco, tu ti sei iscritta da poco, in questi ultimi anni, al Partito Comunista, alla FIGC. Mi sono iscritta alla FIGC 3 anni fa, facevo ancora la terza media quando mi sono iscritta. Mi sono iscritta al circolo della mia zona ed è stata una decisione maturata in seguito anche alle esperienze nella mia famiglia, perché i miei genitori erano comunisti. Poi anche in seguito al fatto che io conobbi gente della FIGC della mia zona e fui entusiasta delle loro idee, della loro attività, e mi iscrissi. Però in quel periodo, chiaramente, essendo molto giovane, la mia attività fu molto limitata e cominciò quando io entrai nel liceo che frequento ora. Rispetto ai tuoi coetanei, questo fatto di essere iscritta ad un partito ed anzi attiva in un partito, ti fa sentire diversa oppure... A volte da ragazzi come i miei compagni di classe sono guardati in maniera abbastanza particolare, in effetti, però trovo anche comprensione e disponibilità a parlare, a discutere di certi argomenti. Ecco, oggi forse ci si avvicina alla politica, alla militanza di partito in tutt'altro modo, probabilmente con altro animo. E cosa significa oggi prendere la tessera del PC o rinnovarla per chi già ce l'ha? Ecco. Effettivamente direi, ripetendo e riprendendo una frase celebre che mi pare sia di Lenin, ogni generazione arriva al socialismo, alla milizia comunista per una via diversa dalle precedenti. Tuttavia io ritengo che l'impulso fondamentale sia sempre quello, sia la ribellione alle ingiustizie, ai mali, ai soprusi, ai privilegi che sono caratteristici della società in cui viviamo, della società capitalistica. Questa è stata e resta, credo, la molla fondamentale che spinge almeno una grande parte di coloro che si avvicinano al nostro partito a militarvi. Naturalmente oggi invece sono molto cambiate le forme della politica e anche altri aspetti dell'adesione e poi della milizia nel Partito Comunista. Allora le cose erano per certi aspetti più chiare, più semplici e al tempo stesso però anche più elementari. Si discuteva meno, c'erano quelli che vengono chiamati i miti, gli schieramenti ben delimitati e ben precisi. Oggi la situazione è molto più complessa, le scelte sono anche più difficili. E naturalmente, oltre a quell'impulso di cui parlavo e che resta fondamentale, occorre anche una convinzione. Certo.
sulla necessità di militare attivamente in un'organizzazione che persegua determinati obiettivi che non sono soltanto quelli, diciamo così, finalistici della costruzione di una società superiore, il cui metro di misura non sia più il profitto, il denaro, la merce, ma sia l'uomo con tutti i suoi bisogni, ma occorre anche una convinzione sulla necessità di organizzarsi e di impegnarsi per risolvere i grandi problemi della umanità di oggi e dell'Italia di oggi, da quello della pace a quello della occupazione, e a quelli poi minuti e però assillanti della povera gente. E occorre al tempo stesso, questo credo che sia poi una delle insegnamenti fondamentali che ci vengono dalle esperienze della vita italiana di questi ultimi tempi, occorre saper comprendere che non esiste soltanto la milizia del partito, che esistono oggi forme di impegno politico diffuse che non tutte si riconoscono e che non possono tutte riconoscersi ed essere integrate nei partiti e nello stesso Partito Comunista, ma che noi dobbiamo saper comprendere. Senti, oggi nella Napoli dei terremotati, delle scuole chiuse, ecco, tutta questa partecipazione è ancora più, diciamo, urgente, più necessaria. Certo. Oggi nella Napoli del dopo terremoto ti posso dire che io l'ho vissuto dal primo giorno dopo il terremoto. Ero consigliera di quartiere in un quartiere abbastanza denso di popolazione, il Duomero. E il secondo giorno del terremoto io come donna ho sentito il bisogno di dovermi immettere in questo, in questa realtà, in questo incarico che il partito mi aveva dato. Sono salita lì, in questo palazzo anche abbastanza instabile perché è una vecchia costruzione, e ne sono uscita dopo molti e molti giorni. Andavo a casa solamente per prendere un boccone, per mangiare qualche cosa e per resistere. È stata qualche cosa di un'esperienza bellissima e terribile, perché sono venute fuori figure sociali straordinarie, i giovani, quando si dice il riflusso dei giovani, non è vero niente. I giovani sono venuti a compiere il loro atto di solidarietà a piene mani, le donne della nostra associazione, le donne del partito sono venute, hanno distribuito i cibi ai terremotati. Tutto questo mi ha fatto lavorare, mi ha arricchito profondamente. Che tipo di ricchezza anche privata, anche familiare ti ha dato questa partecipazione, certo, politica diretta? E si dice molte volte che le donne quando fanno politica trascurano i loro impegni familiari, i loro impegni di lavoro, i loro impegni che la società si affibbia come ruolo, insomma. Non è vero, perché io ho 3 figli e non ho mai tolto ai miei figli, perché vedi, non è una questione di quantità di tempo che tu dai alla famiglia, è una questione di qualità. Se fai un bilancio oggi, hai impianti, cosa ti ha dato questa alla tua vita? Questa militanza ha dato politica, l'indirizzo di tutta la mia vita. E infatti fu in una delle grandi assemblee operaie di quel momento, a un tratto il compagno che presiedeva disse: la compagna Camilla Ravera ha chiesto la parola. Non era vero, ma come facevo io a dire che era un bugiardo quel compagno? E così timidamente mi avviai a quel tavolo e incominciai a parlare, e sentì che non era poi così difficile, che non era poi così impressionante. Da quel momento divenni anche più attiva nel partito, anche andavo anche nelle sezioni che si andavano popolando, non è vero? E divenni veramente un elemento dirigente, perché quando il partito fu costituito io feci parte degli organismi dirigenti del partito. E mi dedicai esclusivamente proprio a questo lavoro, nel giornale che era diventato quotidiano, con lo stesso titolo, L'Ordine Nuovo, e che aveva un grande sviluppo, una grande diffusione, col giornale che facevo io stessa per le donne, soltanto in qualche numero, è vero, che intitolavo Compagna, e soprattutto partecipando a tutti i movimenti che avvenivano nella città, che non erano più soltanto contro la guerra e per la pace, ma erano per il salario, per il lavoro nelle fabbriche, per l'orario di lavoro. Lavoravano ancora 10 ore al giorno gli operai, e si rivendicò l'orario delle 8 ore, e si vinse la battaglia, e naturalmente a tutte queste battaglie successive che si avvenivano nella città io partecipavo. Oggi che cosa vuol dire essere
operaio, metalmeccanico, iscritto al Partito Comunista? Ma te potrei rispondere con uno slogan, avere grandi problemi e grandi responsabilità. Però sicuramente c'è un dato di estrema difficoltà nel vivere la situazione di oggi a Torino come operaio e come sindacalista e come comunista. E più che altro perché a volte non abbiamo la soluzione o la prospettiva per risolvere tutti i problemi e siamo in una continua fase dialettica e di confronto al nostro interno per ricercare quale può essere la soluzione migliore tra le possibili. Il problema principale è che oggi abbiamo una presenza in termini di lotta che è inferiore a quella di un tempo perché subiamo un grossissimo attacco all'occupazione. E quando c'è di mezzo l'occupazione, tutti gli altri problemi vengono purtroppo in sottordine e conseguentemente alcuni aspetti di autoritarismo, di ripresa del controllo anche su aspetti che ritenevamo conquiste definitive, il padrone sta recuperando delle fette di potere in fabbrica. Appunto perché la gente ha paura di rispondere a tutte queste cose, perché c'è il rischio del posto di lavoro e questo è il problema principale. Si parla tanto di con dati anche, non soltanto con voci, di disimpegno dei giovani, di distacco dalla politica, di delusione nei confronti della politica. Come mai questa tua scelta contraddittoria con questo stato d'animo giovanile collettivo? Diciamo? Eccoci, io c'è una cosa che penso da sempre e dico sempre anche alla gente che mi dice che è stufa, che non ne può più della politica, che si vuole rifugiare nel privato. Io penso che ognuno di noi abbia sicuramente desiderio di migliorare se stesso, di migliorare l'ambiente in cui vive, però il problema fondamentale è che una persona da sola non può migliorare assolutamente niente, per cui a quasi nessuno di noi piace l'ambiente in cui vive, ma da solo non può riuscire a migliorarlo. Io per questo faccio parte di un partito, di un'organizzazione. Ecco, non vorrei che un eccesso di saggezza ti staccasse dalla tua generazione. Che collegamento vedi fra questi impegni così profondi nei problemi della società civile e l'impegno vero e proprio politico, che richiede anche una certa adesione ideologica e comunque organizzativa? Ecco. Certo, io vedo un collegamento strettissimo proprio perché anche all'interno di questi movimenti sociali, movimenti civili, è chiaro che ognuno di noi, ogni comunista porta la propria esperienza di comunista. Per me è molto importante questo, è molto importante fare parte di un partito che ha una certa tradizione e un certo modo di vivere e di lottare. Per cui io all'interno di ogni iniziativa a cui partecipo porto questo modo di vedere la realtà, che è molto importante copre tutto, insomma, non è una cosa staccata, si esprime proprio in queste attività sociali e anche politiche, perché sono convinta che le due cose non siano neanche separate, tutto sommato. Se questa aspirazione, questo bisogno, questa domanda di socialismo è ancora intatta, in che modo originale e autonomo il Partito Comunista può soddisfare questa richiesta, questa domanda? Il Partito Comunista può rispondere in primo luogo riconoscendo che le esperienze socialiste che si sono realizzate finora, pur avendo avuto, a cominciare dalla rivoluzione d'ottobre, un grande valore come primo fatto rivoluzionario di rivolta e di vittoria degli oppressi e degli sfruttati, un fatto senza il quale noi non saremmo neanche qui a discutere, a parlare, perché ci sarebbe ancora il dominio ferreo del capitalismo e dell'imperialismo su tutto il mondo. Diciamo, quelle prime esperienze, pur avendo avuto un grande valore, tuttavia poi hanno presentato una serie di aspetti negativi e anche drammatici, fino agli ultimi avvenimenti di Polonia, che dimostrano che la forza propulsiva per un'avanzata del socialismo nel mondo non può venire, non viene più da quei paesi, che può venire invece da una parte dalle
scelte che non per caso vanno molte in direzione del socialismo, che vengono compiute dai paesi che si liberano dal colonialismo e dall'imperialismo nell'Asia, nell'Africa, nella stessa America Latina, e soprattutto può venire dall'avanzata del socialismo nei paesi capitalisticamente sviluppati, quelli che chiamiamo con il nostro gergo i punti alti dello sviluppo capitalistico. Qui il socialismo è più difficile da raggiungere e tuttavia qui il socialismo può dar luogo al massimo di conquiste, sia dal punto di vista dello sviluppo economico, del benessere materiale, del progresso culturale e della trasformazione, del miglioramento delle condizioni di vita degli uomini. E la realizzazione del socialismo in questa parte del mondo, soprattutto in questa parte dell'Europa, può contribuire fortemente a aprire una fase nuova nella lotta per il socialismo su scala mondiale. Noi vediamo che questa esigenza oggi è fortemente sentita nel nostro paese, ma anche fortemente sentita in altri paesi dell'Europa occidentale, e vediamo con grande interesse il fatto che negli stessi partiti socialisti e socialdemocratici, parlo soprattutto dei paesi dove attorno a questi partiti si è raccolta la maggioranza della classe operaia, si sviluppano delle discussioni, delle ricerche che tendono a superare le politiche tradizionali della socialdemocrazia, quelle politiche che, pur avendo portato nel migliore dei casi a dei miglioramenti delle condizioni di vita dei lavoratori, si rivelano oggi insufficienti a far fronte ai problemi di una crisi del capitalismo così profonda come quella nella quale noi viviamo e che esigono la fuoriuscita dal capitalismo stesso. Questo è un aspetto. E l'altro aspetto che si collega a questo viene dal fatto che i protagonisti di una lotta contro il capitalismo e per la costruzione di una nuova società oggi non sono più soltanto, anche se sono sempre in primo luogo, secondo me, gli operai, in modo particolare gli operai dell'industria moderna ed avanzata, ma sono anche degli amplissimi strati sociali, delle amplissime parti della società. Strati sociali è una parola inadeguata, come le donne, come i giovani, come le grandi masse degli inoccupati, gli anziani, quelli che chiamiamo, anche qui come una parola che forse è un po' di gergo, gli emarginati, i quali crescono di numero, sono sospinti sempre più ai margini del processo produttivo e anch'essi quindi anelano a una società diversa. Ecco perché noi parliamo di una grande alleanza fra la classe operaia, comprendendo nella classe operaia anche i lavoratori intellettuali della scienza, della tecnica, che anch'essi sono dei lavoratori dipendenti, portatori delle esigenze più moderne dello sviluppo. Questi grandi strati della popolazione che sono respinti dallo sviluppo capitalistico e dalla crisi capitalistica è una parte notevole dello stesso ceto medio. E parliamo della necessità di raggiungere in modo metodico, ma continuo, che non vuol dire lineare, ma una serie di conquiste che ci portino progressivamente a superare la società capitalistica.